Il Consorzio Franciacorta è un'unione di passioni. Rappresenta oggi il 98% delle aziende. Quindi da un punto di vista italiano il Consorzio Franciacorta è ritenuto uno dei consorzi più importanti d'Italia. Mettere insieme 100 aziende vuol dire 100 teste diverse. C'è il produttore di 5.000 bottiglie, di 20.000, di 200.000, di 1 milione di bottiglie, quindi sono esigenze e aspettative molto diverse. E noi ci siamo riusciti perché ha una storia molto lunga e quindi è un po' come dico io nella vite, no? Ha una radice e questa radice, quindi questa storia, viene rispettata anche da tutte le aziende che sono arrivate negli anni successivi. Cioè rispettano quella è stata la nostra storia, contribuiscono poi invece in tutta la parte di novità. E in questo ha ampio raggio, quindi arriva anche ad Expo, occasione importantissima per la Franciacorta. Perché noi abbiamo deciso tutti i soci di seguire questo bando e provare a diventare il vino ufficiale di tutto Expo. Abbiamo vinto questo bando, ovviamente nel colore e nella etichetta di ciascun produttore. E anche un'altra opportunità, che è quella dell'accoglienza. Essendo così vicini a Milano, chi viene per vedere il claim di Expo e a 40 minuti sa che c'è una zona come la Franciacorta dove si possono visitare tutte le cantine, credo che con 40 minuti di strada possa essere un'opportunità incredibile di andare a visitare. Recentemente, avendo dislocato la produzione in un'altra sede più dedicata, più consona, questo ambiente, che è un ambiente storico, un ambiente quattrocentesco, ben si sposa per l'accoglienza e il pubblico, e questo diventa un motivo quest'anno molto particolare anche in occasione dell'Expo, e quindi anche vista la vicinanza con Milano, quindi con la sede principale, siamo pronti, diciamo, ad accogliere questo forte afflusso di persone che verranno in Italia. Verranno in Italia non solo per il vino, ma verranno in Italia anche per il discorso del cibo e dell'abbinamento cibo-vino. In Franciacorta nasce come vino di perfetto abbinamento su tutti i piatti della cucina italiana, di conseguenza è giusto essere pronti, creare un ambiente che sia accogliente, che tra virgolette un ambiente di lusso, che sposi bene quelle che sono le nostre eccellenze, quindi in quanto riguarda l'aspetto di degustazione, a livello proprio dall'aperitivo, fino ad arrivare poi a tutto pasto, con quello che è anche il concetto dello slow food, quindi il concetto che al mondo meglio ci rappresenta, ecco, sostanzialmente. Noi nel 2000 abbiamo ristrutturato questa parte cercando di preservare la parte più antica con vetro, legno e pietra, creando quindi una foresteria con semplicemente 4 camere ma molto suggestive nel silenzio e nella pace di questo territorio. Una cantina a conduzione prettamente familiare, è stata fondata nel 1975 da mio nonno Renato e da mia nonna Elena. La nostra cantina produce circa 75.000 bottiglie all'anno, prettamente Franciacorta, e anche una piccola quantità di Corte Franca, e abbiamo 12 ettari di vigneto. I nostri vigneti sono tutti di proprietà e li lavoriamo tutti noi, e sono tutti qui a Monticelli Brusati. Monticelli Brusati è un piccolo paesino nella parte orientale della Franciacorta, ci sono solo 4.000 abitanti e ben 12 cantine. Le 12 ettari che noi produciamo, questa è una delle parti principali. Produciamo anche del Corte Franca Rosso, che è un cru, nel senso che le uve vengono da un piccolo vignetino che circonda il santuario della Madonna della Rosa, che si trova in cima a questa collina,
E poi abbiamo tutta questa piana che è di proprietà della famiglia di mia nonna, Chardonnay. Attigua ha un piccolo vigneto di pino nero. Avevamo deciso di piantare nei primi anni 2000 per inizialmente dare maggior struttura al base e che poi decidemmo di vinificare 100% rosé per fare un rosé di forte personalità che effettivamente ci ha dato grandissime soddisfazioni. Il nostro obiettivo di utilizzare il pino nero insieme allo Chardonnay si è concretizzato quando abbiamo festeggiato i 60 anni di nozze dei miei nonni con un vino che è 80% Chardonnay e 20% pino nero e l'abbiamo chiamato Filemone Bauci dal mito di Ovidio, che è un mito meraviglioso che celebra l'amore eterno. Credo che il mondo del vino sia molto compatibile col mondo della moda e col mondo dell'arte, così come col mondo del lusso. Per ciò che riguarda la parte vino moda, abbiamo chiesto a dei giovani stilisti emergenti di vestire le bottiglie come fossero delle modelle. Abbiamo lavorato con aziende, una si chiama 6267, i cui stilisti sono Aquilano e Rimondi, e l'altra Sherry Blossom, la cui stilista si chiama Siri Willock. Ho presentato negli anni delle piccole collezioni dedicate al mondo del lusso. Queste sono in pelle di manta, ne abbiamo fatti anche in pelle di struzzo. Hanno una funzione di beneficenza, il ricavato una volta vendute verrà devoluto appunto in beneficenza. Abbiamo lavorato per il primo abbinamento con vari artisti. Amo ricordare Aligi Sassu, che è un pittore e scultore che ha portato qui da noi l'ultima opera che ha fatto in vita, una scultura che si chiama I cavalli innamorati, e a lui abbiamo dedicato un vino che è il Padosé, appunto Aligi Sassu. Abbiamo creato un ambiente un po' più piacevole di accoglienza e quindi insomma siamo anche pronti ad accogliere in funzione anche dell'Expo. Franciacorta è partner dell'Expo, questo evento è molto importante, è fino ufficiale, e quindi è bello insomma a 45-50 minuti di distanza poter essere aperti al mondo e dire a questa vicinanza venite in Franciacorta.